Salve amici, come va? Spero tutto bene. Gianni, attento con quelle auto. Scusate, ben ritrovati in un nuovo episodio. Se siete dei veri lupi, scrivete tutto sotto nei commenti, pecorella, e lasciate un like. Ma soprattutto, supportate questo creatore, così Manny non sarà un lupo cattivo. Beh, ora godiamoci l'episodio. Buona visione. Nel precedente episodio, Babbo Natale è stato rapito e non sappiamo da chi, ma abbiamo tantissimi sospetti. E durante la ricerca ci siamo imbattuti in un albergo molto lussuoso. Hai sentito? Sì, e dopo la fuga di un sospetto, qualcuno crea un enorme incendio nella camera di Manzo. Perché dar fuoco alla stanza di Manzo? Forse so con chi parlare, ma dobbiamo sbrigarci. Mancano pochissimi giorni a Natale. Biscotti! Biscotti! Il saccheggiatore è felice. Non sembra tanto felice. Un messaggio per voi. Come osi? Sta distruggendo la nostra casa di Natale. Dobbiamo fare assolutamente qualcosa! Biscotto cattivo! I popcorn fanno schifo! Questo non dovevi dirlo! Prendiamolo, banana! Banana! Vai, banana, a tutto gas! Banana non sa guidare! Fai come lui! Banana paura! No, banana! Non lì! Devo insegnarti a guidare, banana! Banana patente! Esatto! Quindi è qui che lavora Pomodoro. Invece di aprire un altro ristorante, ha aperto una specie di negozietto con il suo frutteto. Idea carina, ma non mi convince. Pannocchie. Beh, pensi che c'entri qualcosa con Manzo? Chiediamo a lui direttamente. Uè, narratore! Ruggine, come stato? Bene, grazie. Sarò diretto, Pomodoro. I nostri fan nell'episodio precedente hanno fatto una foto e a quanto pare era proprio bella donna. Ma questo sì che si chiama rompere la quarta parete! Oh, non so di cosa state parlando. Ma avevo dubbio anche su un'altra cosa. Ti ricordi quando volevo ordinare una pizza? Eri già lì, come se la stessa sera eri nei dintorni insieme a lei. Ora, dove si trova bella donna? Sono solo brutti pensieri! Che state dicendo? Io sono un pomodoro core! Sono buono! Puoi parlare, Norma! Shh. Hai sentito? Proveniva da fuori! No, facete il provo! Sono sicuramente i gatti! Non andate! State fermi! Non mi convince. Siamo in due. Oh, santa pizza! Eccola! Fermati subito, signora Pomodora! Meno male che ho portato questa! Per essere la signora Pomodoro, corre molto veloce! Sta ferma! Tu e Carby interrogate il signor Pomodoro.
Avrà sicuramente tante cose da dirci. Ora vieni con me, Pomodoro! Bravo, Lugine! Hai preso un cattivone! Grazie, Brutus! Io sono innocente! Questo lo decidiamo noi! Allora, Carby, tu fai il poliziotto buono e io faccio il cattivo! Ok! Prima cosa, ti mostriamo cosa ha detto Manzo durante l'intervista! Manzo? Ieri sera alle ore 22:35 qualcuno o qualcosa ha dato inizio a un incendio spaventoso. Siamo qui per fare qualche domanda alle due vittime di ieri sera. Salve Manzo, lei ha visto chi ha causato l'incendio? Stavo preparando i miei panini quando mi arriva una certa telefonata da Pomodoro che mi prende in giro sul fallimento del mio ristorante. Subito dopo scoppia l'incendio. Molto interessante. Ora domandiamo alla persona che ha visto tutto da fuori. Mi scusi, lei cosa ne pensa dell'incendio di ieri sera? Ancora tu, fuori dai coglioni! Questo non significa che sono stato io! Sta mentendo, quando dice le bugie gli tremano gli occhi. Non è vero! Oppure, come dice questo foglio, sembra che tu da giovane hai commesso tanti reati. Del tipo, preparare la pizza con l'ananas. Non mi fai paura. Posso fare io il poliziotto cattivo? Tu il cattivo? Se sei sicuro, fa pure. Ti farò andare identicamente in fondo alla gola e dovrai infilarti lo spazzolino su per il sedere per lavarmi. Oh, mi sono fatto il ketchup addosso. Carby Potto. Ora ti lascerò qui in mezzo al deserto, solo e abbandonato! Non ti prego, e va bene, sono stato io a chiedere bella donna di spiare Manzo, ma solo di spiare! Con l'incendio non c'entro nulla! Bella donna mi aveva detto di aver visto un po' di zenzero con un fiammifero! Chiedi a lui, saprà dirti qualcosa! Eccoci qua, Banana! In questa piccola cittadina si può noleggiare un'auto! Banana Auto! Seguimi! Salve, bella signorina! Io e il mio amico Banana vorremmo noleggiare un'auto! Banana Brum Brum! Ecco a lei! Ok, non deve sapere che tu non hai la patente, Banana! Banana patente! Scegli l'auto! Quella rossa! Ma sono tutti uguali! Dove vedi la rossa? Auto rossa! Ok! Allora, iniziamo dalle basi. Prima sposta quella leva e dopo metti il piede delicatamente sul pedale destro. Pedale destro! Banana, non così! Avevo detto delicatamente! Banana sbagliato! Fai la retro con calma e ti rimetti per bene sulla carreggiata. Banana, non così! La schiena, la testa, la schiena, la testa, la schiena, la testa! Banana! Banana, lascia fare a me. Ok, ora siamo in posizione. Delicatamente. Bravo, Banana. Così, stai andando bene. Ora gira a sinistra piano piano perché c'è la curva. Banana curva! Piano, Banana, piano! Déjà vu! Déjà vu! Banana! Fermiamoci a casa mia un attimo. Prendo il mio cellulare. Tu resta qui, non fare niente di strano, capito? Banana, capito. Andiamo al nostro centro commerciale. Ho portato caramelle, rosa mia. Banana caramelle? Senti che buone queste caramelle, rosa. Entriamo entro il centro commerciale. Banana caramelle. Cabron! Una bananita è impazzita! Scappa, Rosa! Scappa! Caramelle! Oh! È il dosaggio del toro! Banana! Banana! Avevo detto niente di strano!
Sono ore che cerchiamo quel saccheggiatore felice. Stiamo sbagliando qualcosa, ragazzi. Ne sono sicuro. Forse c'entra qualcosa con quel piccone che ho trovato a casa di Babbo. Sì, forse hai ragione. Dobbiamo scoprire cosa è collegato a Oh, oddio, ragazzi. Mi scappa. Datemi 5 minuti, per favore. Ehi, per la prima volta non capita a me correre in bagno. Oh, mamma. Dov'è il bagno? Dov'è il bagno? Dov'è? Oh, eccolo! Ah, manca la carta igienica! Ruggine, dove l'hai messa? Oh, grazie all'ama, eccola! Alla fine io e Carby troviamo questa fatina molto piccola e parlava una lingua stranissima, ma Carby riusciva... Ehi, ma il narratore è già fatto! Perché non ci riposiamo un po'? Sono ore che cerchiamo. Riposarci? No, no, non credo. Sì, invece, così possiamo passare del tempo insieme. Ecco perché fallisco. Perdo tempo di continuo. I nemici sono sempre un passo avanti. Per colpa tua. Sei un peso. Per me e per la squadra. Io per te sono un peso. Pensavo... Pensavi cosa? A te stessa? Al tuo dolce amore? Dammi il piccone, prima che lo prenda qualcun altro. Ti chiedo scusa. Io non voglio che... Niente scuse. Non voglio più vederti. Amico, che ti passa per la testa? Come puoi dirgli certe cose? Perché mi dici questo? Non puoi lasciarmi. Io... È meglio se faccio tutto da solo. È finita. Non puoi lasciarla così senza motivo. Ruggine, portami via, ti prego. Ho ripreso il tuo piccone, mio padrone. E credo che i fidanzati giocheranno a fare la guerra tra di loro. Non solo fai del male a me, ma hai anche come alleato quella razza di gnomo malefico. Dormi, Babbo Natale, dormi! Io... Oh. Ragazzi, eccomi qua, ragazzi. Scusate l'attesa, ma quando la natura chiama... Ehi, ma dove sono andati? Ehi, piccolina, vuoi parlarne un po'? Di cosa vuoi parlare, Ruggine? Non l'hai sentito? Non mi vuole più. Non l'ho mai visto così freddo di carattere. Come può lasciare una ragazza così perfetta come te? Eh? Chi è quella? Ah, lasciamo perdere. A quanto pare non ero perfetta. Ha detto che sono un peso, ha detto che fa tutto da solo. Bene, ora decido io. Ti dispiacerebbe se diventassi io il nuovo capo della squadra X, Ruggine? Il capo? No, non mi dispiace. Certo che puoi. Bene, riprendiamoci il piccone e troviamo Babbo Natale a modo nostro. Così mi fai paura. Adesso glielo dico, tranquilla. La base X. Che ricordi? Carby ha detto che mi aspettava nella base. Chissà cosa ha da dirmi con così tanta fretta. Ehi, Carby, ci sono novità? E chi è quella simpaticissima orsacchiotta? È arrivata correndo da me perché dice che un uomo malvagio ha preso le tue sembianze, rubandovi il piccone e metterti contro i tuoi amici. Oh, no, dai. Questo non ci voleva proprio. Carby, va subito a chiamare Manny e suo cugino. Ci servono due lupi. Io invece chiamo Ruggine. Ok, cambi porto. Uè, sto per morire. Oh mio lama, Carby, tutto bene? No, scherzetto. Cambi porto. Ha ragione Ruggine a dire che è un cretino. Narratore,
Credo di aver fatto una cacata. Che genere di cacata? 2 minuti fa Carby qua fuori mi ha detto che un ognomo malefico ha preso... le mie sembianze. Sì, questo orsacchiotta per fortuna è arrivato in tempo. Ecco, prima ero arrabbiato con te e ho dato i permessi alla narratrice come capo X ed era molto fuori di sé. Dove si trova ora? Al Polo Nord. Che è successo alla città? E soprattutto, perché quel castello mi fa tornare in mente brutti ricordi? Non lo so, ma sarà meglio controllare. Odio la neve troppo alta. Ehi, c'è qualcuno lì? Consegnaci subito il piccone. Tesoro? Di cosa parli? Ruggine l'ha dato a te il piccone, ricordi? Ora mi chiami tesoro. Qualcuno ci ha ingannati. Non ti credo! Prendetelo. Ma che cavolo! Questa cosa non mi piace per niente. Ha 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 ha!